sei la vita, la speranza di questo cuore, sei la mia felicità, amore mio. Io te voglio bene a te, caramella mia. Sono in fase di mea culpa. E questo video lo intitolerò mea culpa, mea massima culpa. Perché mi sono accorto che facendo il video sui vaccini e anche esprimendo i miei pensieri personali, mie opinioni personali su determinati argomenti di politica, personaggi, eccetera, ho visto che le persone che vivono intorno a me, familiari, mi vedono come una persona che è negativa, che vede sempre tutto pessimista, che non vede mai il positivo. E allora mi sono detto, ma sì, è giusto, perché c'è un detto che dice non puoi insegnare nulla a nessuno, no? Perché l'insegnamento è semplicemente uno stimolo che fa uscire fuori un'informazione che è già dentro di te, dentro l'essere umano. Per cui in realtà non puoi mai insegnare nulla a nessuno, ma puoi in qualche modo con la tua esperienza stimolare un qualche cosa che fa uscire. Per cui se questa cosa è vera a riguardo dell'insegnamento, è anche vera, penso, a riguardo delle opinioni. E siccome io non voglio forzare le opinioni di nessuno, ma ho semplicemente speso il gettone che la vita mi dà per poter dire la mia opinione, quella che è la mia esperienza in questo piccolo frangente dove sono vivo, e mi piace farlo, cioè mi piace dire come la penso, come la vedo, ma non volendo imporre il mio modo di vedere, no? Ad esempio sui vaccini, io ho fatto un video, no, sui vaccini, vaccini, 680 commenti, e lì si sono sbizzarrite le mandrie di persone che sono assolutamente certe che la vaccinazione è una cosa sacrosanta. C'è stata una mia amica cara, che lavora cara, cioè che apprezzo intellettualmente e umanamente, e lo dico a ragion veduta, non in maniera ironica, che lavora alla Classense, e su questo video qui mi ha chiamato per farmi vedere dei documenti storici che mi ha un po' fatto un excursus sulla faccenda dei vaccini, come sono iniziati le prime volte, nel 1498 mi sembra, con i lazzaretti, via discorrendo. E il suo intento era quello di farmi ricredere sul fatto dei vaccini, no? E nonostante i documenti che mi ha presentato, ho visto che non c'era un'analisi, come dire, sufficiente per farmi cambiare opinione sulla la mia certezza che il vaccino non solo non serve, niente, non serve a nulla per debellare nessun tipo di malattia, ma che addirittura è dannoso. Non è stato sufficiente quello che mi ha fatto vedere. E io sono andato in maniera aperta a ascoltare, no? Però mi sono anche reso conto che tutte le persone che mi stanno contestando, compresa anche questa persona qui, no? Poi, quando io gli dico documentati su questa esperienza, ascolta questa persona che ha fatto delle ricerche serie, documentate, riscontrate, e valuta, dopo aver preso informazioni, se il tuo modo di pensare può essere rivisto o meno, no? Ecco, questo atteggiamento non avviene. Mi rendo conto che avviene, come spesso capita, un atteggiamento da tifosi. Tutti, io ad esempio da bambino, un giorno ho deciso di tifare per il Milan, avevo 11-12 anni,
di fare per il Milan, perché tutte le squadre che andavano a fare delle competizioni internazionali in Europa perdevano tutte. E io dissi: la prima squadra italiana che vincerà contro una squadra straniera, io tiferò per quella squadra lì. Fu il Milan, no? La prima squadra che vinse. Per cui io diventai tifoso. Ma non c'è stata una valutazione ponderata che ha spinto la mia scelta a essere effettuata una volta per tutte, no? Perché si dice che quando uno sceglie nella sua vita di diventare tifoso di una squadra, non cambierà più per il resto della sua vita quell'atteggiamento lì. Magari si può raffreddare nel tempo, può diventare meno accalorato, no? Ma non cambi mai la scelta del tifo. A parte Emilio Fede, che è nato milanista, no, che è nato juventino ed è diventato milanista perché Berlusconi era il presidente della squadra, no? E in quel caso lì, come disse Benigni quando era sano di mente, in quel caso lì è un fatto d'amore, per cui quando c'è l'amore non si discute, no? Però generalmente il tifo è qualcosa che non si discute mai. Per cui io faccio mea culpa se ho confuso le persone al punto di mettergli il dubbio sul vaccinarsi o meno. Fate finta che io non abbia detto niente. Vi sentite sicuri, tranquilli sulla vaccinazione fatta nel vostro corpo, nel corpo delle persone care che vivono nella vostra famiglia intorno a voi? Bene, fatelo. Fatelo e non abbiate nessun timore, nessuna remora, perché il libero arbitrio è un dono che la vita ci fa. Il Creatore, nel darci la preziosità della vita, ha sempre messo dentro la libertà della scelta. Mai ci ha imposto di scegliere quello che ci fa bene per forza, no? Ma ci ha sempre lasciato la possibilità anche di sbagliare, no? Di sbagliare e di spendere la nostra vita come meglio ci pare giusto, no? E questo fa parte del dono della vita. Per cui, siccome io, a scanso di equivoci, non voglio dare l'impressione di volere fare imporre il mio modo di pensare, cosa che invece fanno quasi sempre gli altri, vengono da me e mi dicono: no, tu non devi pensare così, tu devi vaccinarti e devi vaccinare anche le persone che sono fianco a te. Beh, questo no, non, almeno per il momento ancora non lo faccio. Ho risposto in uno dei commenti all'ennesimo commento che mi diceva: ah, la vaccinazione, no, ho detto: ok, mi hai convinto, va bene, è chiaro che ero ironico, no? Però per piantarla, no, perché sto braccio di ferro di tifo a me non mi interessa niente, no? Mi è interessato dire la mia esperienza di fronte a un tarocco così evidente. Ma lo faccio soprattutto per me, non riesco a stare zitto, non riesco a godermi la bellezza dell'esperienza della pace interiore che è reale, che mi fa compagnia, senza reagire con sdegno nei confronti di queste cose qui. Parlo per me, ovviamente, dalla mia esperienza, perché personalmente non considero neanche che sia un errore una persona che vive in pace nella sua vita, che a un certo punto si arrabbia o prende una decisione ferma nei confronti di qualche cosa che è assurdo per il suo modo di vedere, no? Gesù si è arrabbiato, non mi voglio paragonare a Gesù, ma Gesù si è arrabbiato forte contro i mercanti, no? Li ha presi a calci in culo e a frustate. E allora cos'è? Era fuori in quel momento lì? Se un genitore vede qualcuno che aggredisce suo figlio o lo sta stuprando e non si arrabbia perché ha un'esperienza di pace, soprattutto, che deve mantenere, c'è qualcosa di sbagliato. La rabbia esiste, non è un errore, deve essere usata nel punto e nel momento nel quale quella rabbia deve fare effetto, capito? Il casino è quando tu usi la rabbia contro qualcosa che invece dovresti apprezzare, e questa è la confusione che io vedo intorno a me molto diffusa. Però la cosa che mi piace è
lasciare le persone libere, libere, libere. E per cui non è che se qualcuno si vaccina o è contro la mia idea non è neanche più amico, io non gli parlo più, cioè non posso più apprezzare la compagnia umana che comunque fa parte dell'accadimento della vita, no? Dell'incontrarsi fra di noi. Per cui questo video, mea culpa, mea maxima culpa, è fatto per dire che pensate che lo Stato abbia cura di voi, che tutte le scelte che vengono fatte perché alla base c'è la premura che l'essere umano viva la sua vita al meglio. Siete convinti che le scie chimiche che tutti i giorni ci spruzzano, no? Come questa camera gas internazionale che fa apparire Hitler veramente un monello a confronto di chi ci sta governando adesso, no? Pensate che non sta facendo più il nostro bene? Good! Bene, abbracciate quella cosa lì e siate sereni. Siate sereni. Io mi rendo conto che tutte le pseudo certezze che ci sono fuori di me possono cambiare in un secondo e la mia opinione di conseguenza mi ritrova a vivere nella mia vita l'esatto contrario di quello che vivevo 2 minuti prima. E allora mi domando dentro di me, che cosa posso io tenere a fuoco, non perdere di vista come valore e seguirlo durante l'esistenza della mia vita senza che io debba mai pentirmi di avere abbracciato quella risposta lì, quella conferma lì. E la risposta è dentro di me c'è un sentimento che non posso mai perdere e che è in grado di rispondere anche a quelle domande che ancora non sono maturate dentro di me e sono venute fuori per poter essere espresse. Beh, quella risposta c'è già, per cui tutto quello che è fuori è vago, è confuso, è, diciamo, con i contorni indefiniti, ma dentro di me c'è una esperienza che non ha contorni definiti, non ha parole ben precise, non ha leggi, formule, teorie stabilite una volta per tutte, ma ha un sentimento verso il quale se io lascio andare questo pensiero mentale che si è nutrito ed è cresciuto con il mondo e mi attacco a quell'esperienza eterna, consapevole, tutto quello che mi serve e mi bisogna e mi completa come vuoto affettivo viene colmato. Per cui io faccio mea culpa nei confronti di eventuali fraintendimenti tipo io voglio imporre il mio modo di vedere. No, il mio modo di vedere riguarda me, la mia vita e il mio benessere. Finché io sto bene nella mia vita, dentro di me, io sono a posto. Poi ognuno di noi è libero, grazie a Dio, di investire la fiche della sua vita nel tavolo della roulette che il creatore ti mette a disposizione e ognuno di noi faccia la sua puntata e poi il raccolto dirà chi ha puntato bene e chi ha puntato male. Ok? Magari io perderò, però la puntata che faccio è in linea, è in risonanza con tutti i miei bisogni finalmente saziati. E qui chiudo perché io dico che la faccio sempre corta e invece la faccio sempre lunga. Mea culpa, mea maxima culpa. E ognuno ha le sue colpe e arrangiatevi voi con le vostre. Io ho detto la mia, voi sbrogliate la vostra. Tu sei la vita, la speranza di questo cuore. Sei la mia felicità, amore mio. Io te voglio bene a te, caramella mia.